Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. In molti mi avete chiesto come era andata la conferenza a Milano, il mio speech, il mio intervento, come era stata la manifestazione. Mi è venuto in mente di fare una bella cosa. Vi porto con me alla Crypto Conference a Milano e quello che ho vissuto io e quella che è stata la mia esperienza. Stiamo per prendere l'aereo, si torna a Milano e guardate chi c'è con me. E di nuovo anche lui. C'è di nuovo anche lui, Il però misterioso Ciccio il S. misterioso Ciccio S per gli amici dell'Academy. Quando si arriva al Firellone siamo arrivati a Milano, ragazzi. Siamo passati anche da City Life. Andiamo a trovare Fedez quando andiamo. Però secondo me non ci aprono, non ci aprono. L'allestimento quest'anno è fantastico rispetto all'anno scorso perché è molto più grande e ci sono due sale, gli speaker siamo in tanti, sarà un evento domani mattina abbastanza intenso anche a livello di tematica. Secondo me, se potessi dare un numero, direi che quest'anno hanno raddoppiato quello che era l'aspettativa rispetto allo scorso anno, quindi bravi, bravi, se mi piace, ragazzi, mi piace. Siamo in mattinata, siamo alla conference, però è arrivato Ivan. Ciao. Ok, ma guardate un po' quello che sta arrivando qui. Ce ne sono proprio da... Ah, eccola. Eccola, questa qua, questa mi ricorda qualcosa. Bellissimo. Guarda che hai fatto, bellissimo proprio. Abbiamo le maglie. Assolutamente, siamo pronti. Siamo pronti. Ci ho guadagnato già una maglia, mi piace questa conferenza. Perché devo parlare con le persone, sto parlando con tutti. Tra l'altro sono un po' in ansia perché fra un paio d'ore inizia il mio speech. Ecco, c'è un altro. Grande Roberto Cuomo, e lui è un grande. Vabbè. Credico. Bene, ragazzi, è una festa, la conference. Dovete venire assolutamente l'anno prossimo. Loro sempre mangiano, Enrico e Francesco. Ciao ragazzi. Vieni qui con noi, allora siamo con Nicola. Ok, Nicola è un nostro follower. Poi Gianluca, come sempre, che c'è lui. Ragazzi, lui è Spinax. Nicola mi sta il migliore, dicendo. Il migliore, ma questo sembra che. C'ha ragione. Ah, non lo devo dire. Allora, siamo arrivati al punto cruciale della conference. Cioè, esattamente a quel punto. Damien del Crypto Camper, ora Crypto Camion. C'è anche lei. Ciao! Da Crypto Roulotte e stiamo transitando in un Crypto Camion da spedizione, 4x4 da 12 tonnellate, okay. Una cosa mostruosa, gigantesca. Ivi, founder di Trading On, che ci parla di come proteggere una posizione in hold sul mercato delle criptovalute. Ciao a tutti! Siamo le mani, chi di voi vorrebbe avere in portafoglio questo tipo di asset? Esatto. Ma anche lì lo vuoi prendere? No, l'ho preso là. Il problema innegabile di chi fa oltre sul mercato delle criptovalute è subire la volatilità del mercato delle criptovalute. Significa, come ho detto prima, lasciare 60.000 dollari su 100.000 in portafoglio. È troppo alta la volatilità. Questa strategia stabilizza questa curva e questa volatilità è la riduce del 70%. Ora lo vediamo graficamente. E qui è quello che fa questa strategia volatilità.
ridotta del 70%. Controllo emotivo migliorato per tutti gli holder e l'ordine diventa accettabile. È pubblicata nella mia Training One Academy, molti di voi sono già lì, ma quello che io voglio dirvi oggi è questa cosa: sviluppate strategie di copertura per la vostra posizione holding. Grazie a tutti. Siamo arrivati alla fine, siamo un po' stremati, un po' tutti, ma ancora ci aspetta la cena al Pavarotti Restaurant, e intanto bicchiere di vino, intanto aspetto anche gli altri che tra un po' arriviamo e si brinda tutti insieme, però che giornata! Qualche museo, non so, mi pare che c'era Gauguin o Picasso, però alla fine ho optato per andare a vedere il museo dei Lego. Vediamo se mi fanno pagare in bitcoin. Crypto Conference 2019, come è stata? La Crypto Conference è una manifestazione importantissima, ragazzi, che riguarda la tecnologia della blockchain. È molto focalizzata, molto incentrata sulla tecnologia della blockchain. A me piace molto, sono due anni che ci vado, quest'anno ho anche fatto un piccolo intervento. Bellissimo come sempre l'intervento di Zucco per quanto riguarda il mercato blockchain. Fra la grande cultura della blockchain e anche la simpatia del personaggio, da un punto di vista di trading, ragazzi, è la mia unica critica, se possiamo dire così, quindi l'unico neo della Crypto Conference, perché in effetti c'è poco spazio dedicato a questa materia, che io invece ritengo da anni, e l'ho anche detto lì nel mio speech, essere una materia fondamentale per la continuazione e lo sviluppo del settore criptovalute, ragazzi, perché in questo momento il settore criptovalute risente in maniera molto importante anche del lato trading, che è un po' il polmone, un po' il cuore di questo settore, perché dà la linfa, cioè il money, allo sviluppo di questo mercato. Sarà mia premura parlare anche con gli organizzatori per la conferenza del 2020 e spingere sempre di più ad inserire anche interventi nel lato trading. Allora, that's it per questa settimana. Mercoledì non ci sono stato con il video perché ero a Milano a fare l'Italian Trading Forum e vi parlerò anche di questa manifestazione. Stanno arrivando una serie di news su questo canale, una serie di video completamente diversi, ragazzi, oltre a quelli tecnici che chiaramente ci saranno sempre, e sono molto contento di quello che sta succedendo. Sono tornato da questa mese milanese stracarico ragazzi, di grandi idee, grandi news. Sto sistemando un sacco di servizi in Academy e dando una serie di segnali di trading operativi, e in più ho anche tante idee creative in testa, saranno questi capelli. Va bene, allora, buon weekend a tutti. Bitcoin sta reagendo in questo momento, ancora non abbiamo le carte scoperte, ne parliamo lunedì come sempre nel video dell'analisi tecnica, analisi ciclica. Ciao e buon fine settimana.